dirla che vita assurda, sempre correre o farmi mangiare. Dopo il sold out della tournée primaverile che li ha riuniti, i Litfiba tornano sul palco con un nuovo tour nel segno del rock. 8 date che dal 20 novembre li porteranno da Torino a Perugia. Sarà uno show unico, con una scaletta mai suonata prima, che pescherà nel vasto repertorio del duo Pelù Ghigo, composto da oltre 150 canzoni. Sì, è una scaletta rivisitata nettamente rispetto a quella di aprile di quest'estate. Ci sono delle canzoni vecchissime che non suoniamo da almeno 20 anni, tra cui, che non so, me ricordavo neanche a Papaya, Corri, no. Louisiana, cose. Si può fatto a Papaya era 20 anni che non si suonava. Sì, anche di più forse. Comunque la scaletta rispetto a aprile è cambiata più della metà. Proprio rispetto a la scaletta d'aprile c'era il metà pezzi, no, più di metà pezzi sono diversi. Il ritorno sulle scene di Litfiba si è meritato un premio dal MEI, che l'ha incoronato miglior tour dell'anno. L'energia di Piero e Ghigo ha fatto scatenare giovanissimi e fan di vecchia data. E il 1° dicembre si bissa al Mandela Forum di Firenze, forse la data più attesa del tour. Il nostro pubblico ormai è un pubblico molto eterogeneo, si va dai 18 anni agli ultra cinquantenni, per cui chiaramente ben distribuito nella sala secondo le fasce d'età, sotto il palco i ragazzi e un po' più dietro quelli di mezza età. C'è tantissimi giovani, ragazzi. Cioè, questi concerti che abbiamo fatto finora, il 30% sotto il palco sono tutti ragazzi, cioè, però 10 anni fa non erano ragazzi, cioè, erano in fasce praticamente, quindi che è successo? Boh, ci siamo rimasti sbalorditi anche noi comunque. Beh, forse anche la internet, tra le internet tante cose negative che forse può offrire, però invece ha anche offerto la possibilità a tanti ragazzi di scoprire il nostro vecchio repertorio e venire solo a cantare e a ballare a tutti i concerti. Sì. Noi ci sentiamo molto legati a Firenze e ci tenevamo anche a fare questa conferenza oggi qua insieme a Bruno Casini, che è stato il nostro primo manager storico, nonché il biografo, direi, tra i più documentati. Ci teniamo molto alla nostra appartenenza a Firenze, alle nostre origini musicali fiorentine. In realtà lui è campano e io sono apuano, quindi non abbiamo sangue fiorentino che ci scorre dentro, però poi siamo. Adesso sono in prunetino, non sono neanche più fiorentino, quindi. Però insomma siamo molto legati a Firenze, al Chianti. E dopo il successo di Stato Libero, l'album registrato durante i live di aprile con gli inediti Sole Nero e Barcollo, i Litfiba promettono un 2011 in studio in vista di un nuovo disco. Anno di composizione 2011, sì, di scrittura. Sì, in realtà nel 2011 saremo anche in giro per l'Europa, faremo un tour europeo in primavera. Se no ci sta dormendo. Esatto, ritorniamo a trovare anche i nostri vecchi fans. Già in realtà questo tour, la reunion è iniziata all'estero, non in Italia. Le prime date le abbiamo fatte in Svizzera e in Germania. Però ora ritorneremo appunto in primavera per fare un tour europeo in tutte le capitali europee.